Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di scienze della costruzione o meccanica come preferite. Allora, oggi dobbiamo risolvere questo esercizio, è un esercizio abbastanza interessante e tutto sommato più complicato di quello che sembra in realtà un po', non è poi così banale, ecco. Allora, quello che vedete sono due pezzi di fusione A e B che sono tenuti insieme da due tiranti, sostanzialmente due bulloni, poi leggiamo il testo in modo integrale, però ve lo spiego brevemente prima di leggere il testo. Quindi sostanzialmente avete tre aste, allora due bulloni, due tiranti, diciamolo così, il CD e il GH, che vengono serrati, poi vediamo come nel testo, e vanno a serrare i due pezzi A e B di fusione, sui quali è inserita anche un'asta EF di materiale diverso rispetto ai due bulloni che sono i due tiranti, e viene compressa fondamentalmente, subisce comunque uno sforzo assiale. Allora, le distanze sono queste, le lunghezze sono 375 e 300 e i bulloni ovviamente, cioè bulloni, li chiama bulloni ma sono due tiranti alla fine, come quelli che ci sono nei cilindri aerodinamici, diciamo, no? Per tenerli insieme, per tenerli chiusi, diciamo. Sono ovviamente serrati usando dei dadi che subiranno una certa rotazione. Adesso andiamo a leggere integralmente il testo, però in sintesi è questo il discorso. Allora, il testo vi chiede, i pezzi di fusione AB sono collegati con dei bulloni di acciaio CD e GH, quello che vi ho detto, diametro 18, quindi vi dà il diametro dei bulloni. E sono in contatto con l'estremità dell'asta di alluminio EF, che è diametro 36, quindi l'asta che viene schiacciata, diciamo compressa, ha un diametro di 36 ed è in alluminio. Vi dice poi che ogni bullone ha il filetto passo 2, quindi ogni dado e, diciamo così, e tirante hanno il filetto passo 2 e sono serrati come? Girandoli di un quarto di giro, quindi vi dà un'indicazione sul serraggio. E questo è fondamentale per fare il calcolo. Vi dice, sapendo che il modulo di Young dell'acciaio è 200 GPa circa, in generale, cioè non è preciso, è circa 200, e il modulo di Young dell'alluminio è 70 GPa, si calcoli lo sforzo normale nell'asta F, vuole sapere a che sforzo, diciamo, di compressione, sicuramente di compressione, è soggetta l'asta EF, quella in alluminio, diametro 36, che sta in 100, a tutto il sistema. Allora, quindi, diciamo così, se vogliamo proprio fare un disegno della situazione, diciamo che la situazione sarà un po' questa. Allora, giusto per capirci, allora, vi faccio vedere, allora, i due bulloni, sì, bulloni o tiranti, come li volete chiamare, sono questi. Adesso li disegno qua e saranno soggette alla fine una forza di trazione determinata dal serraggio dei dadi, praticamente. Quindi subiranno questi qua una forza di trazione che sarà uguale per simmetria del problema, la chiameremo PB. Quindi entrambi saranno sottoposti a una trazione che potete chiamarla PB, come valore. L'asta centrale invece sarà soggetta a una forza di compressione, la chiameremo PR ovviamente. Cioè ovviamente no, la definiamo così. PR è una forza sicuramente di compressione. Allora, calcoliamo adesso quelli che sono gli sforzi nei bulloni CD e GH. Quindi, no, scusatemi, spostamenti, scusate, ho detto una cavolata. Allora, spostamenti bulloni CD e GH. Allora, solita leggiolina. Diciamo, regola dello spostamento. Allora, spostamento chiamiamolo B, sarà uguale a meno, perché è di trazione, quindi meno PL PB, scusatemi, per, quindi carico che non conosciamo, per LB, cioè la lunghezza del bullone, fratto l'area del bullone per il modulo di Young. Allora, qui PB è incognito, quindi lo lasciamo incognito PB. Per la lunghezza che è 0,375 metri, vero? Il tutto diviso
calcoliamo l'area del bullone che era, abbiamo detto che è 18 mm il diametro, quindi tutto in metri, 0,018 metri il tutto al quadrato per il modulo di Young che abbiamo detto che è 200 gigapascal. Allora, questo calcolo ci dà uno spostamento di più 7000, quindi 7368. Ho già fatto i calcoli, sono sincero, stavolta mi sono preso, cioè l'ho già calcolato. Per 19 resta incognito il carico PB. Questo qua è incognito, ci resta così. Adesso andiamo a fare lo stesso calcolo per quanto riguarda quindi lo spostamento nell'asta F e F. Asta e F. Ok. Allora anche qua avremo un'incognita, quindi lo spostamento sigma R nell'asta F è meno PR per LR, quindi carico nell'asta, diciamo così, per lunghezza dell'asta fratto area dell'asta per modulo di Young dell'asta, che è diverso perché mi ha detto che è alluminio, no? Ora PR resta incognito anche qua per la lunghezza che è 0,300 metri, il tutto diviso l'area. Stavolta è un quarto pi greco per, è 36 mm, abbiamo detto, non diametro, 0,036 metri al quadrato per 70 gigapascal. Il tutto vi dà un risultato di meno, scusatemi qua, ho fatto un'imprecisione, era un più, perché è di trazione questo tra l'altro, quindi più. Vi dà un risultato di compressione, quindi vi dà meno 4,4210, 4210 per 10 alla meno 9 per PR. Quindi anche qua, come nell'equazione precedente, ci resta incognito ovviamente i carichi che non li conosciamo, no? Quindi lo spostamento resta in funzione, diciamo così, del carico, sia dell'asta del bullone che dell'asta centrale di alluminio. Lo lasciamo così. Adesso andiamo a calcolare lo spostamento relativo, quindi spostamento relativo di D rispetto a B. Ok, allora, stringendo i dadi di un quarto di giro, le estremità DH dei bulloni subiscono uno spostamento che è uguale a un quarto per 2 mm rispetto al pezzo di fusione B. Vedete? Allora, se andiamo su a vedere, vedete che lo spostamento del punto D è uguale a un quarto per di passo, no? Quarto di giro, quindi un quarto di 2 mm rispetto al punto B. Rispetto alla, sì, esatto, al punto dove è inserita l'asta centrale sostanzialmente. Spero che questo sia assolutamente chiaro. Un quarto rispetto al punto B. Considerando l'estremità D, si può scrivere che lo spostamento, quindi ripeto, l'estremità D che è quella del bullone in alto a destra, quindi lo spostamento di D rispetto a B è uguale a che cosa? Abbiamo detto che è uguale a un quarto, adesso mettiamo tutto in metri, che si parla di un quarto per il passo, per 0,02 metri che è il passo, no? Che sono 2 mm, abbiamo detto. E viene uno spostamento relativo di 0,0005 metri. Va bene. Ma siccome che questo spostamento relativo di D rispetto a B è uguale anche allo spostamento di D meno lo spostamento di B, spostamento, sì, spostamento di B, scusatemi, dove sigma D e sigma B rappresentano gli spostamenti di D e di B, se si ipotizza che il pezzo A sia mantenuto, quindi quello della parte opposta, sia mantenuto immobile rispetto ai dadi DH, quando vengono stretti, questi spostamenti sono uguali alla variazione di lunghezza dei bulloni e dell'asta rispettivamente. Cioè, questo ragionamento può essere tradotto come lo spostamento,
c'è l'allungamento dei bulloni dell'asta, no? Centrale. È la stessa cosa, quindi il spostamento sigma di D rispetto a B è anche uguale allo spostamento di B, quindi del bullone, dell'asta, allungamento dell'asta, meno il restringimento dell'asta centrale, cioè nel senso, per capirci, questo quindi è l'allungamento del bullone, quello lungo, e questo qua è il restringimento dell'asta centrale in alluminio, giusto per capirci, eh? Questa qua è in acciaio e questa qua è in alluminio. Cioè la differenza, ripeto, degli spostamenti D rispetto a B può essere anche comparato come SB meno SR. Questi altri due spostamenti, siete d'accordo, penso, no? A questo punto, al posto di SB e SR li abbiamo calcolati precedentemente, no? Quindi inseriamoli in questo discorso. Allora, spostamento di D rispetto a B abbiamo visto che è 0,0005 metri, l'abbiamo calcolato. E quindi possiamo scrivere che lo spostamento 0,0005 metri è uguale a spostamento di B che abbiamo calcolato sopra 7,368 per 10 alla meno 9 PB, che era incognito, era il carico, no? Il carico di trazione sul bullone, sul tirante bullone, ce lo teniamo ancora incognito, più 4210 per 10 alla meno 9 per PR, che anche quello, se volete su a vedere, guardate, li avevamo lasciati tutti e due incogniti. Erano qua, vedete. Li avevamo calcolati, guardate, il primo è questo, ok, il PB è incognito, vedete, negli spostamenti, perché non lo conoscevamo, no? E il PR è incognito negli spostamenti. Quindi i due, diciamo così, carichi di trazione del bullone e di compressione dell'asta alluminio centrale, non li conosciamo, li lasciamo incogniti. E li lasciamo incogniti anche qua, in questa equazione, 1 e 1, 2. È un'equazione unica con due incognite, fondamentalmente. E adesso però cosa facciamo? Se andiamo a ragionare sul pezzo di fusione, va bene, il pezzo di fusione è fatto così, più o meno è fatto così. Allora, il diagramma di corpo libero di questo pezzo come lo fate? Allora, avete due carichi qua uguali, che sono quelli dei bulloni, no? I due PB, uno qua, perché per simmetria sono uguali. E poi avete la reazione PR, eh? Ovvio che deve essere un sistema in equilibrio. Quindi cosa potete dire? Potete sicuramente scrivere che, essendo il sistema in equilibrio, quindi la sommatoria delle forze rispetto, diciamo, al piano orizzontale, alla x, chiamiamola, in x uguale a 0, quindi potete semplicemente scrivere che PR meno 2 volte PB uguale a 0. Quindi che PR rispetto al PB è uguale, cioè PR uguale 2 volte PB. Ovvio, no? Se no non è in equilibrio il sistema, questa relazione. Questa relazione adesso l'andate a inserire qua, in questa equazione. Andate a inserire qua dentro, in modo che l'equazione non sia più in due incognite, ma sia in un'unica incognita, una delle due, quella che preferite. Allora, io ho ottenuto questa equazione, adesso ve la scrivo. Allora, l'equazione è questa, 0,0005 metri uguale a 7,368 per 10 alla meno 9 PB. Quindi ho lasciato come incognita PB, cioè il carico del bullone, cioè la forza del bullone, più 4210 per 10 alla meno 9, 2 volte PB. Vedete? Che è la relazione che ho trovato appena prima. Da questa mi dà che il carico del bullone viene 31,67 km. Vedete che è un esercizio che sembra semplice, ma non è poi così scontato, secondo me. Arrivare a tutti questi ragionamenti non è così banale, ecco. Quindi penso che possa essere utile. Allora, adesso calcolo ovviamente dalla relazione PR, quindi 2 per 31,67 kN uguale a 63,34 kN, va bene, che è questo. Ho calcolato tutto, mi manca solo calcolare. Vedete che io ho questo, mi serve la forza dell'asta, la forza di compressione dell'asta è 63,34 kN. Adesso lo sforzo nell'asta da calcolare è banale, perché ho il carico, quindi lo sforzo sigma R, che è una compressione, nell'asta è uguale a PR fratto l'area dell'asta, che ce l'abbiamo già, no?
a 63,34 kN diviso un quarto pi greco, questa qua è la formula dell'area del cerchio, no? Un quarto pi greco per 0,036 metri al quadrato. Il che, se fate il conto, vi viene un sigma r, lo scrivo qua, di 62,2 megapascal. Non è poco, in effetti, è molto compressa quest'asta, ve lo assicuro. Spero che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, vi chiedo di mettere un like. Arrivederci a tutti, ci vediamo al prossimo video.